Ed eccoci di nuovo qui a Lottando per la Fama! Le nostre ragazze sono pronte ad affrontare una nuova sfida, perché oggi, per la prima volta, dovranno dimostrare di essere in grado di intrattenere un grande pubblico. Un grande pubblico? Stai dicendo che canteremo in un teatro? O in un parco? O addirittura in uno stadio strapieno di gente? Beh, non è esattamente così. Il pubblico verrà qui alla fattoria per incontrarvi. Ma certo, ragazzi, in fondo la gente fa a botte per conoscerci, non è così? Cavolo, non sapevo che fossimo così famose. Ma certo, Laura, il pubblico ci adora. O meglio, adora qualcuna di noi. Hai ragione, figlia dei fiori. Ma devi stare tranquilla, perché quando sarò all'apice del successo, forse ti chiederò di farmi da portaborse. Molto bene, sono contento di vedervi così combattive, bambole. Ad ogni modo, la visita del pubblico conterà anche ai fini del concorso. La ragazza che otterrà l'appoggio del maggior numero degli invitati riceverà 100 punti extra! 100 punti? Sono tanti, vero? Dobbiamo preparare un'accoglienza speciale. Beh, io non ne ho bisogno, è tanto che penso ad un momento del genere, quindi ho tutto già in mente. Ragazze, pronte o no, il grande pubblico è arrivato! Questi bambini sarebbero il grande pubblico! Eh già! Immagino che tu li veda grandi per via della tua altezza, no? Non ci posso credere! In pratica dobbiamo intrattenere tutti questi bambini! Non può essere! Noi non ci lasceremo mai! Dispiace, ma i miei vestiti sono tutti troppo fantastici perché quegli gnomi me li rovinano. E poi che ne possiamo sapere noi di come ci si prende cura dei bambini piccoli? Ah, per questo ci sono i genitori? Dovreste capire una volta per tutte che siamo delle artiste. E non braccianti o allevatrici di maiali o cuoche e tantomeno babysitter. E così pensate che questo di bambini non sia un grande pubblico, giusto? Ragazze, la telecamera aspetta una risposta. Ma no, no, non intendevamo dire che i bambini non sono un grande pubblico. È solo che sono così piccoli. Abbiamo detto di no, ma non volevamo dire davvero no. Era più un no di... insomma, era più un forse. Lascia stare, non sei portata per i chiarimenti. D'accordo, ho capito. Voi credete che intrattenere dei bambini non sia un lavoro da artisti? No, Carmelo, hai capito male. Semplicemente non li vogliamo in mezzo ai piedi perché hanno un odore che... No! Che stai dicendo? Beh, io sono pronta. Lasciate che quei bambini vengano a me, perché, per chi non lo sapesse, io adoro i bambini e stare insieme a loro sarà un'esperienza incredibile. Sono esattamente le parole che volevo sentire. Ecco l'atteggiamento da vincitrice. Oh, e io che pensavo che questa Cidona non volesse bene neanche a sua madre. Beh, se qui c'è qualcuno che adora i piccolini, quella sono io. Se non ci credete, chiedetelo pure a Paris, il mio piccolo tesoro. Anzi, più piccoli sono, meglio è. Il pubblico che mi ammira deve saperlo. Avril, noi due non possiamo essere da meno. Dobbiamo fare tutto il possibile per accontentare il nostro grande e affezionato pubblico, chiaro? Ascoltami, non possiamo permettere che quelle due smorfiose ci battano. Se voglio una farfalla. Niente farfalle, i cuoricini mi vengono meglio. Voglio una farfalla, ho detto. Stammi bene a sentire, mocciosetta. Le farfalle volano e se ne vanno via. I cuoricini no, sono stata chiara. Mamma! Shampoo, shampoo, shampoo. Oh, no, bambina, quella è pittura, non shampoo. Non si mette sui capelli. No, non si mette. Ce l'hai anche tu. Oh no, no, bambina, per favore, quella è pittura, non cibo, sì, sì. Pittura. Sì, sì. No. Ancora. Oh, no, questo
no! Lasciate stare il mio skateboard! Lasciatelo, ho detto! No! Perché l'avete lasciato? Cheryl! Oh, i miei pantaloni nuovi! Li ho comprati appena 8 anni fa! Mi dispiace, Cheryl, ma è una cosa impossibile! Mi arrendo! Se vedo un altro bambino, vado al manicomio! Ai, ai, ai. Ciao, ragazze, come va? Nessuna risposta? Che cosa vuoi? Chi sono quelli? Altri bambini del vostro gruppo, dove li lascio? Lasciali nella buca delle lettere! No, io non riesco a capire, c'è qualcosa che non va. Se tutti i bambini del mondo sono qui insieme a noi, che cosa stanno facendo le altre? Ah, vi prego, vi scongiuro, vi prometto che se mi liberate vi faccio giocare con la mia collezione di peluche. Pablo non si tocca, ovviamente. Ora liberatemi! Non urla! In un programma televisivo ho visto che i bambini dovrebbero essere trattati con amore. Con le urla non si ottiene assolutamente nulla. D'accordo, ci proverò. Allora, creaturine dolcissime, vi andrebbe di liberarmi, Stai andando molto bene. Altrimenti mi libero da sola e poi mi strozzo, brutti, mocciosi, irritanti! Addio, mondo crudele! È tutta colpa tua! Ti avevo detto che non volevo essere una cowgirl, ma un'indiana elegante come Pocahontas! Ichi-ni-san! Ichi-ni-san! Allora, chi sono i migliori? Noi! E questo? Molto bene, piccoli! Adesso vi insegnerò a spaccare una tavoletta con la mano! Siete pronti a diventare i karateka più obbedienti e disciplinati del mondo? Sì, sensei! Ma come fa? Ma come fa? Innanzitutto, cari bambini, dovete sapere cos'è la musica. La musica è l'arte di combinare i suoni. Si scrive su queste 5 righe che vedete alla lavagna, ovvero su un pentagramma. La smettete, per favore! Neanche avessi un cartello con scritto "sono scema, tiratemi le cose"! Guardateli, questi bambini sono dei veri angioletti! Le nostre partecipanti non hanno avuto alcun problema a prendersene cura, giusto, ragazze? Guardate che facce da vincitrici che hanno! Sono tutte molto emozionate, come voi del resto, perché tra poco dovranno mostrarci come intrattengono il loro grande pubblico! Ma certo, Carmelo! Devo confessarti che ho passato una giornata divertentissima con loro! Ma era scontato, perché io adoro i bambini! Ci mancava solo questa, la figlia dei fiori che vuole fare bella figura! Rosemary, dobbiamo fare qualcosa immediatamente se non vogliamo che quella fricchettina ci batta! Tranquilla, amica, se quello che vuole la produzione è una babysitter, quella sarò io, che Giant! Allora, chi è la ragazza più bella del globo terrestre e dei suoi pionniti adiacenti? Rosemary! Chi è la ragazza con più classe, stile e fascino che conoscete? Rosemary! E chi sarà la vincitrice assoluta della sfida di oggi? Ovvio, no, io! Per raggiungere questo obiettivo dovrete fare tutto quello che dico io e comportarvi come delle principessine. Se mi obbedirete, io vincerò la sfida e voi riceverete una corona come la mia. È tutto chiaro? Sì! Oh. Gira, 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 gira! D'accordo, gira. Bambini! Adesso cominciamo, mi sta girando la testa! Nascondiamoci! Questa è la parte in cui tutti si nascondono e io devo andare a cercarli. Ok, sto arrivando, bambini! Oh, finalmente un po' di pace! Oh. Amico, codice arancione! Hai campo libero per andare a provarci! Sì, ma che le dico? Non lo so, improvvisa! Ciao, Laura! Volevo dirti che oggi ti vedo molto, molto stanca. Sai, prendersi cura di tutti quei bambini è molto faticoso. Ehi, ho un'idea. Perché non ti riposi un po' e lasci che ci pensiamo io e Josh? Tu e chi? Davvero? Siete sicuri di potercela fare? Certo, non a caso siamo le guide di tutti i campeggi organizzati qui, giusto?
Sì, guidiamo le ragazze che si iscrivono. Oh, grazie, Kike, sei molto premuroso. Ma sei impazzito, non possiamo occuparci di quei bambini. Beh, mi hai detto di improvvisare ed è quello che ho fatto. La prossima volta lasci fare a me, d'accordo? D'accordo. Allora pensa subito a qualcosa, arrivano! Attaccate! No, basta! Aiuto! No, basta, vi prego! Ottimo lavoro, miei discepoli! Se continuate così, un giorno sarete invincibili! Ora voglio che tutti voi ringraziate la nostra vittima volontaria! Adesso, miei piccoli karateka, concentriamoci! Sì, sensei! Come vi ho già detto, per vincere questa gara occorrono forza di volontà e massima disciplina. No! Smettete! Vi ho già detto che ha un dolcetto a testa e poi sono miei, me li ha regalati mia madre. Ma che fai? Quello è un modellino da collezione! Kike! Kike! Sì? Aiutami! Non mi distrarre, sto per superare il livello 6! Sì, chi è il campione? Ho vinto io! Va bene, prendeteveli tutti! Sono vostri! Kike, sei tu che ci hai messi nei guai! E poi ti metti a giocare e lasci tutto il lavoro a me! E dai, non fare il guastafeste e falli divertire! Vi state divertendo? Sì! Visto, rilassati e divertiti anche tu! D'accordo, mi avete convinto! Chi vuole altri dolcetti? Noi! Io! Per favore, bambini, ascoltatemi! Se finite la merenda, vi prometto che vi porto alla stalla a giocare col razzo! Volete giocare con il cavallo? Io voglio il dinosauro! Va bene, immagino che questo significhi no! Sentite, per me potete urlare quanto vi pare, ma smettetela di tirare il cibo, per favore! Ascoltate, se la smettete vi prometto che Tatiana non ci sgriderà! Vi avverto che Tatiana è molto, molto cattiva! Mi scappa! Ora andiamo, d'accordo? Sentite che idea. Il primo che la smette di fare baccano lo porto al fiume e gli faccio fare un bel bagno con la ciambella a forma di coccodrillo. Mi scappa! Basta, bambini, per favore! Cheryl, mi scappa! Sapete che c'è? Fate come vi pare! Cheryl l'ha fatta! L'hai fatta? Che cosa hai fatto? Oh, no, non dirmi che... Oh, no! Non ce la faccio più! Ci rinuncio! Posso resistere neanche un secondo. Piuttosto che vedere quelle vanitose che gioiscono, me ne vado. Prendo il primo autobus che passa e me ne torno a casa. Il prossimo passa alle 11 di stasera, cioè tra più di 5 ore. Hendrik? Che vuoi fare, Cheryl? Dove vai? Vuoi scappare? No! Non esattamente. È che... Oh, quei bambini sono incontrollabili! Non posso credere che ti arrendi così facilmente. Che ti prende? Non volevi diventare una grande cantante? Non volevi lottare per la fama? Senti, ho esaurito la pazienza. Sul serio, quei bambini mi stanno facendo impazzire. Non riesco a trovare il modo di farli stare calmi. E poi, hai ragione, sono una cantante, non una babysitter. Ho capito che non posso farcela stavolta. Vieni qui, siediti. Senti, l'unico vero problema è che lei, signorina, non è più una bambina. Certo. E allora? Allora pare che tu ti sia dimenticata che cosa ti piaceva fare quando eri piccola. Fa uno sforzo di memoria. Del resto, non è passato molto tempo. Bene, è giunta l'ora di scoprire quale delle partecipanti ha svolto il miglior lavoro con il pubblico. Ha, tocca a voi! Dite al pubblico che vi arrendete, visi pallidi! Ci arrendiamo! Ce la siamo spassata! Che ne dite, bambini? In posizione! Ascime! Sono qui per presentare le mie scuse. Il mio pubblico ha avuto un piccolo incidente.
Mi sa che non ho più tante speranze con Laura. Segno di disastro. Siete pronte, mie mini amiche? Uno, due, tre. Che gioia! E infine vediamo la presentazione di Cheryl. Principessa, le telecamere sono tutte tue. Bene, voglio confessarvi che quando ho iniziato questa sfida non mi sono sentita a mio agio. Ma poi ho capito che dovevo smettere di pensare come un'adulta e cominciare a divertirmi. Io e il mio gruppo abbiamo preparato una cosa speciale. Ecco a voi, no puede ser! Non puede ser, non puoi scordare il giorno che mi hai vista, tu lo sai. Non puede ser, non è soltanto un segno del destino se ora vai. No, non puede ser che mi hai lasciato sola nel passato e vorrei che fossi qui a chiedermi se ancora io ti penso, ma per te. Ci lasceremo mai, puede ser, ti seguirò se te ne vai, puede ser, affronteremo insieme tutto, io e te, e tu lo sai, puede ser, non puede ser, dimmi solo se lo vuoi, puede ser, non puede ser, e questo due diventa noi, puede ser, non puede ser, non è un caso se ho incontrato proprio te, non puede ser, è un sogno. Riuscita a divertire non solo il gruppo affidatole, ma tutto il grande pubblico, la vincitrice secondo la giuria è Cheryl! Dunque, la ragazza è solo una sciocca fortunata! No, no! Cosa può esserci di più divertente delle mie lezioni di moda? Uffa! Cheryl! Cheryl! Hendrik, volevo ringraziarti. Ma come? Un'altra volta? Mi hai già ringraziato 75 volte. Guarda che dico sul serio, non fare lo spiritoso. Senza di te mi sarei arresa. Grazie. Tu non devi ringraziarmi. Se io l'ho fatto è perché... Non ci lasceremo mai.